vi racconterò e documenterò una triste esperienza, però molto fondante, che ho avuto nel passato in relazione all'enciclica del Papa Fides et Ratio. Nel 1999 conobbi l'esistenza di questa enciclica, ma io già 2 anni prima che il Papa chiedesse ai filosofi di trovare il coraggio per aprire un nuovo percorso razionale che portasse a Gesù Cristo, alla verità di Gesù Cristo, già lo insegnavo in una scuola di filosofia della fisica che avevo fondato a Saronno e che si chiamava Nuova Scuola Italica. Quando appresi che il Papa aveva spinto i filosofi all'audacia di trovare questo nuovo percorso, mi entusiasmai e sperai che questa situazione si sbrogliasse, visto che ora avevo l'aiuto addirittura del Papa. Ora vi riporto che cosa ne ho scritto nel 2004 e che cosa, alla fine di un convegno che io feci per dare una risposta ufficiale alla Chiesa, dovetti amaramente concludere, visto l'ostracismo dimostrato contro di me dalla Chiesa. Proprio perché il Papa aveva spinto all'audacia, io ho assunto il massimo dell'audacia che potevo fare. Ho consegnato la mia vita al sacerdote e gli ho detto: mi farai morire se non darai ascolto a quanto il Papa ha scritto nel punto tal dei tali. Pensavo, mi illudevo che questa persona, vedendo da parte mia la predisposizione perfino a morire per difendere questo ideale, si lasciasse interrogare da questa realtà. E invece, per partito preso, l'ha scambiata per una rivendicazione di tipo ricattatorio e ha deciso che quando si usano questi metodi ricattatori non si discute con chi ricatta. Morissi pure. Allora, buona parte dei miei amici si sono preoccupati, hanno raccolto firme, 460 persone presentate da 4 sacerdoti hanno fatto una petizione a Roma, al Vaticano, al Papa, una supplica, nella quale hanno chiesto: Sua Santità, questa persona si sente stimolata da lei, si è sentita promettere avvocatura e invece adesso si ritrova a dover fronteggiare non avvocati, difensori, ma pubblici ministeri. Questa persona ha messo la sua vita in gioco, per carità, lo riceva perché vuole mettersi a rapporto con chi ha firmato quella enciclica. Lo riceva così comincia a mangiare, perché noi abbiamo paura che questa persona veramente muoia. Dal Vaticano non è giunta nemmeno una risposta. C'erano 4 sacerdoti che avevano appoggiato questa richiesta. Non si sono degnati neanche loro di cedere a una sorta di larvato ricatto. Che io morissi pure, tutto sommato ero io stato incauto a mettere la mia vita nelle mani della Chiesa. Io non avevo avuto bisogno di Giuda, lo avevo fatto di mia iniziativa, mi ero consegnato ai miei sacerdoti. E questi, sentendosi forti della solita fede, rifiutavano assolutamente l'intervento di qualsiasi altra cosa, come quella che il Papa aveva chiesto, cioè la ragione, per mandare avanti le cose in un aiuto che a un certo punto dell'esperienza umana, secondo il Papa, era diventato necessario e doveroso. Io vi faccio vedere il prossimo pezzo, quando stavo preparando questo convegno.
Erano circa 30 giorni che non stavo mangiando altro che l'ostia consacrata e lo vedrete dalle mie condizioni. Era il 1999, avevo 5 anni meno di ora, ma se guardate attentamente il mio volto e il mio stato di denutrizione, denunciavo forse 10 anni più di ora. 1993, io ho avuto modo di affermare in pubblico la mia teoria. E nel momento in cui noi siamo, questa mattina noi stiamo vedendo questo salone di Saronno e non possiamo vedere altro. E il mondo accetta di farsi vedere da ciascuno di noi proprio dal suo particolare e preciso punto di vista. Da questo è venuta fuori la conseguenza poi che dettando noi le condizioni della percezione siamo in grado anche di avere delle percezioni straordinarie se il nostro punto di vista, anziché avanzare nel tempo, a un certo punto comincia a retrocedere nel tempo, realizzando quello che in un certo senso è il sogno di tanti scienziati d'oggi, un ritorno al passato. Bene, questa esperienza del ritorno al passato la faremo senza alcun dubbio a partire dall'attimo della morte, che rovescerà completamente la nostra percezione, facendoci ritornare realmente passo per passo, punto per punto, su tutti i punti del nostro passato, tanto da rivedere. Al 38esimo giorno di digiuno io feci il convegno. Non ebbi nemmeno un sacerdote che si degnò di venire ad ascoltare quella che era la risposta, la prima data al mondo dalla filosofia al Papa, che voleva una risposta filosofica che scoprisse il nuovo percorso.